Sì, prego. Ho avviato la registrazione. Allora, io volevo da parte dell'amministrazione di Cavezzo, ma anche penso da parte dell'amministrazione di Mirandola e di San Prospero, mi prendo questa responsabilità di salutarvi e di ringraziare tutti i volontari che stanno rendendo possibile la realizzazione di questo progetto di cui io avevo già sentito parlare 1 anno e mezzo fa, quando mi sono insediato come amministratore a Cavezzo, ma dove avevo anche comunque riscontrato le difficoltà nella realizzazione, perché non sempre si trovano i volontari, perché non si trova riscontro anche tra la popolazione, e questa è una bella sfida quindi per noi tutti quanti, perché anch'io farò il volontario nel comune di Cavezzo per cercare di informare la cittadinanza su quelle che sono le modalità virtuose per evitare la prolificazione della zanzara. E quindi niente, vi saluto, vi ringrazio e speriamo di avere buon esito in questo nostro sforzo. Buon lavoro a tutti. Bene, grazie. E, insomma, sì, diciamo oggi in modo ufficiale diamo avvio appunto al progetto Adotta una scuola, insomma, comunque la parte di formazione rivolta a tutti i volontari. E anch'io sono molto contenta perché ho visto che, insomma, tanti sono i genitori interessati e quindi speriamo che questo progetto, questa sfida, chiamiamola così, possa portare dei buoni risultati e possa dimostrare come la collaborazione, dalla collaborazione di tutti, si può vivere meglio, eh? Poter in questo caso usufruire dei nostri spazi privati a disposizione e anche degli spazi pubblici, perché l'obiettivo finale è anche di rendere gli asili e le scuole coinvolti un po' più diciamo ambienti idonei, ecco, per questi bimbi che vogliono stare fuori, vogliono godersi il proprio giardino. Io passo la parola a Rodolfo Veronesi, il nostro tecnico incaricato dall'Unione e dai Comuni, e che ci accompagnerà nel porta a porta che svilupperemo nel mese di giugno. Abbiamo già inviato un calendario probabile, dopo Rodolfo ce lo farà vedere, e Rodolfo accompagnerà una buona parte dei volontari appunto nel primo incontro, cioè nel cosiddetto porta a porta. Quindi i volontari realizzeranno, accompagnati dai tecnici del Centro Agricoltura Ambiente, gli incontri con i cittadini, cioè il porta a porta di cui appunto parleremo anche stasera. Prego, Rodolfo. Bene, grazie, grazie Sabrina. Spero vi diate bene la presentazione che mi aiuterà a così, spiegare e tenere il filo su questa iniziativa che devo ammettere è particolarmente interessante, visto che coinvolge, ed è la prima volta che mi capita effettivamente, coinvolge ben 3 comuni, quindi un impegno sicuramente importante e soprattutto coinvolge dei volontari che sono i genitori. Beh, vedete in questa immagine quella cosiddetta area cuscinetto intorno ai 3 plessi scolastici dei 3 comuni che sono stati individuati, che sono coinvolti, e vedete quindi l'impegno che dovremo Io affrontare nel vedo tentativo. la presentazione, chiedo a Fabrizio. Non si sta condividendo, non vedo niente io. Vedo te, ecco Rodolfo, Sì, vedo. peccato, mi dispiace. Scusate, allora No, figurati, no, vai tranquillo. provo a ricaricarla perché. Allora, scusate, provo a rifare da capo. Funziona sempre così, nelle È prove. il bello della diretta. Sì, infatti, allora. Allora, sto facendo le manovre necessarie e quelle ormai collaudate, ma vedo che. Allora, io ho aperto il PowerPoint, ovviamente, quindi provo a condividerlo. Provo a annullare, rifare.
Se non riesco, Sabrina, chiederò a te fra un po', eventualmente, di provare ad aprirlo tu e condividerlo. Eh sì, non è... Non lo prima conosco. no, nel senso che non è... quando chiedo scegli cosa condividere, non me lo fa vedere e non capisco il perché, visto che io l'ho aperto e quindi dovrebbe essere. Allora, arresto un attimo la registrazione.